Quest'oggi siamo a Perarolo, siamo venuti a trovare il sindaco Svaluto Ferro che ci parlerà, che ci ha accolti nel suo ufficio e qui, insomma, poi, con cui possiamo poi parlare appunto del suo paese. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie, un saluto anche naturalmente a quelli che ci stanno ascoltando. Sì, beh, intanto è una bella iniziativa quella che Telebelluno venga nelle municipalità, così c'è anche un modo per conoscere un po' meglio anche quelli che sono gli aspetti legati al paese, ai paesi e alle loro attrattività. Quindi grazie per questa disponibilità ad essere qui. Ecco, poi i sindaci lavorano e le amministrazioni lavorano sempre, no, per cercare di fare un salto alla volta al proprio comune, con poi la ricerca anche di finanziamenti per progetti importanti. Siamo nell'anno della ricerca di finanziamenti del PNRR e quindi volevo capire voi come vi siete mossi e che risultati siete riusciti a ottenere. Sì, beh, dovrebbe essere uno dei compiti primari che l'amministrazione ha, o meglio il sindaco ha, quella di andare alla ricerca di tutte le risorse che diciamo, gli altri enti mettono a disposizione per far crescere i propri territori, oltre naturalmente a non perdere di vista quella che è l'ordinaria amministrazione. Però se si vuole far crescere economicamente i nostri paesi, bisogna andare a prendere quelle risorse che ti permettono di fare quegli interventi che poi un domani fanno sì che la gente, soprattutto i giovani, possano rimanere sul territorio, lavorare e vivere. In tal senso, le risorse messe a disposizione dagli strumenti che ormai sono sulla bocca di tutti, no? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dà queste opportunità. In questo momento qua le linee di finanziamento sono talmente tante che, devo essere anche sincero, sicuramente i comuni non riusciranno a coglierle tutte perché non hanno le strutture poi sufficienti per portarle avanti. Noi abbiamo concorso in uno di questi bandi, che è quello sulla rivitalizzazione, quindi aspetto culturale anche, oltre che naturalmente di sviluppo socio-economico, per rivitalizzare il centro di Perarolo. È un progetto che si ricollega agli investimenti ad altre linee di finanziamento e ad altri investimenti che abbiamo ottenuto, ad esempio con il fondo Comuni di Confine, Fondo Letta, e quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutta una serie di opportunità che si leghino tra di loro in modo tale da rivitalizzare appunto il centro di Perarolo, che in questi anni purtroppo è stato gravato dal famoso problema della frana alla Busa del Cristo, e questo ci aveva fatto perdere un attimino anche non di vista, ma cioè, eravamo concentrati da un'altra parte. Adesso fortunatamente il gatto dorme, lo lasciamo dormire. Io vedo che i report che mi arrivano sono ottimi, perché è arrivato anche il report di maggio-giugno, e vedo che i movimenti sono talmente minimali, dell'ordine di un millimetro o poco più al giorno, e quindi lasciamo lì e lasciamo soprattutto ai soggetti attuatori andare avanti e lavorare in tranquillità senza oppressarli. Dicevo, nel momento in cui abbiamo trovato un attimino di tranquillità, ho potuto, insieme con il Consiglio Comunale e con l'ufficio tecnico, dedicarmi a quello che era un progetto che avevamo, non dico un sogno, ma era una linea di iniziative che avevamo già in mente di mettere in corsa. Fortunatamente, grazie a un lavoro di gruppo e anche alla bravura, devo dire, dell'ufficio tecnico, della nostra responsabile ufficio tecnico, siamo riusciti a presentare un progetto innovativo nel PNRR. Tra l'altro è risultato il primo tra quelli finanziati anche a livello di provincia di Belluno, e questo dà una maggiore soddisfazione perché dimostra la bontà del progetto. È un progetto di recupero
del patrimonio certamente storico-culturale, ma visto nella possibilità di creare opportunità di start-up per i giovani, che con la loro creatività avranno la possibilità in questi spazi che andremo a recuperare di insediarsi e di iniziare nuove attività, quindi la possibilità di permettere ai giovani di restare sul territorio. Questo credo che sia una cosa importantissima, quindi siamo fiduciosi che sicuramente riusciremo a concludere questi progetti. Certamente i tempi sono i tempi legati purtroppo alla burocrazia, perché quella attanaglia tutti noi, però cercheremo anche di far sì che non ci siano tempi morti, quindi di accelerare dove è possibile accelerare. Quindi è una soddisfazione personale, ma anche della squadra che mi supporta. Ecco, e poi ci sono altri lavori su cui vi state concentrando, altri lavori in programma? Beh, abbiamo una rogna, come si suol dire, purtroppo una rogna legata ai dissesti post-Vaia. Abbiamo sulla strada che collega Perarolo alla frazione di Caralte un grosso dissesto idrogeologico, tra l'altro all'interno del centro abitato, non dovrebbe neanche essere di competenza prettamente comunale, perché all'interno dei centri abitati le competenze sono provinciali, però sappiamo le difficoltà che la nostra provincia in questi periodi soffre, soprattutto per quanto riguarda le risorse. Allora mi ero mosso anche indipendentemente dalla linea che sta portando avanti la provincia, cercando di finanziamenti ad hoc. Siamo riusciti a ottenere una quota parte di finanziamento, non sarà quella sufficiente per risolvere tutto il problema del dissesto, però questo ci darà la possibilità di iniziare. Purtroppo i lavori inizieranno in agosto, e questo creerà magari qualche disagio, però non possiamo aspettare, insomma. Il problema è grosso, più grosso di quello che si vede, e quindi c'è bisogno di un intervento immediato. Io non mi scuso, ma non dovrei neanche scusarmi, perché quando ci sono problematiche di questo tipo non si dovrebbe guardare in faccia a nessuno, lavori si fa, appena hai le risorse li fai e vai avanti. Quindi penso che inizieremo verso la seconda metà di agosto, in modo tale che arriviamo alle porte d'autunno avendo già consolidato quella parte di versante che sta creando problemi, non pochi. Anche perché poi l'autunno, insomma, l'autunno poi diventa preoccupante, no? Perché adesso stiamo assistendo a un periodo talmente siccitoso che prima o poi ce lo farà pagare. Cioè, non è che, come dicono in qualche parte della provincia di Belluno, no? Il lupo non si mangia la neve e sicuramente qualcuno non si mangia la pioggia. Ecco, quindi. Ma durante l'estate, insomma, poi ci sono anche le manutenzioni, diciamo, ordinarie, no? nel territorio. Guarda, il periodo estivo è il periodo in cui cerchi di rendere il paese bello, accogliente, fruibile soprattutto da quelli che vengono fuori, devono trovare il piacere di camminare per il paese e il gusto anche delle cose belle, e ci stiamo, in questo senso cerchiamo di fare il possibile, anche se non è facile, perché le risorse umane sono quelle che sono, come ci appoggiamo sempre all'esterno, e per fortuna che abbiamo le squadre di manutenzione o della cooperativa o dell'Unione Montana che ci supportano, naturalmente pagandole, non è che non le devi pagare, però ci supportano su questo, e quindi cerchiamo di dare un servizio il migliore possibile. E poi quest'estate sono ripartiti gli eventi un po' in tutta la provincia, e insomma voi peraltro avete avuto anche un evento molto particolare, un evento che ha un significato proprio di gratitudine, no? Poco sì, tempo fa. Riparte anche da qui da noi, naturalmente tutta una serie di eventi, e per fortuna che abbiamo nel nostro piccolo una Proloco più che efficiente, la quale va ringraziata per lo spirito di volontariato da una parte, anche di sacrificio dall'altra,
e dà una grossissima mano al comune per tutti gli eventi. In questo periodo qua, il periodo mese di luglio, abbiamo dato vita, stiamo dando vita, abbiamo dato e stiamo dando vita a due eventi. Uno l'abbiamo fatto il 14 di luglio, perché abbiamo voluto, grazie alla disponibilità della famiglia Beduschi, che gestisce la nuova pasticceria proprio all'entrata del paese di Caralte, che ha voluto ricordare, offrendo una grandissima torta, tutti quelli che hanno dato un contributo durante il periodo di vaia. E quindi come comune è stata una bellissima iniziativa che ha richiamato parecchia gente, ma soprattutto il segnale che si è voluto dare, di non dimenticare quello che è successo e di ricordarsi gli insegnamenti che Vaia ci ha lasciato. Io ne ho ricordati tre, in buona sostanza. Ho ricordato che senza la previsione e la prevenzione si rischia grosso, quindi è importantissima, insieme con la previsione e prevenzione c'è il volontariato, quindi tutti quelli che operano nel volontariato, che senza di loro diventa anche difficile mettere mano alle opere e di primo soccorso, gli interventi di primo soccorso. Poi ci ha ricordato gli sbagli fatti in passato, perché noi imputiamo sempre alla natura l'evento straordinario, ma tante volte ci mettiamo anche noi del nostro. Io sono sempre convinto che non sempre è colpa dell'avversità, che ci sono, ciclicamente ci stanno, ma molto probabilmente il fatto di aver perso la cura del territorio, lo sbaglio anche nella gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, questo ha contribuito molto. Io mi ricordo, cioè il mio docente di assestamento all'università diceva sempre c'è la martellata del Padre Eterno. Sì, la martellata del Padre Eterno c'è, però noi tante volte con una modalità silvicolturale sbagliata aiutiamo a far sì che ci sia la martellata del Padre Eterno, ma accanto a questa anche i danni successivi che stiamo osservando, ad esempio con i forti attacchi di bostrico. E poi l'ultimo insegnamento che Vaia ci ha dato, e grazie soprattutto all'opera commissariale della Regione, è che è stata spazzata via per la prima volta la burocrazia. Cioè, questo ci ha permesso nel giro di 3 anni, non dico di recuperare il 100%, ma almeno all'80-90% abbiamo recuperato i danni investendo i soldi che ci sono stati dati, senza lacci e lacciuoli, che sono quelli che bloccano la pubblica amministrazione. Ecco, accanto a questa iniziativa ne faremo una il 23, che anche questa era stata bloccata da Vaia, che era quella di inaugurare il famoso ponte tibetano, che è un'attrattiva ormai diventata, come posso dire, di grande richiamo dal punto di vista turistico. I lavori erano stati già ultimati nel 2020, però poi a seguito della pandemia non siamo riusciti a inaugurare, anche se la gente comunque nel momento in cui ha visto l'infrastruttura realizzata ci passa, perché la sicurezza c'è, si può transitare. Volevamo dare comunque un segnale formale con l'inaugurazione e abbiamo colto l'occasione e l'opportunità che ci è stata fornita per il tramite della magnifica comunità di Cadore, con Dolomiti più note, di fare un concerto nella zona della Casera della Valmontina. E quindi insieme con Veneto Agricoltura, con il suo amministratore, il dottor Dell'Acqua, abbiamo organizzato questa giornata, che sarà una giornata di grande richiamo per chi vorrà venire. Osservavo venendo qui dei ciclisti, no, di passaggio, insomma, naturalmente la bicicletta consente di guardare un po' più in alto rispetto a quando viaggiamo in macchina, no? E immagino che questo sia, insomma, il passaggio dei ciclisti per voi anche un'occasione di sviluppare, no, un po', diciamo, il settore turistico. Lei ha detto benissimo, se infatti se uno si,
si ferma davanti al municipio, quindi lungo la strada provinciale. Nell'arco della giornata, in questi periodi qua, osserva che ci sono comitive di ciclisti, soprattutto che provengono dal nord Europa. Io tante volte ne conto anche oltre 50 che passano insieme, si fermano, fanno le fotografie, quindi sotto l'aspetto turistico c'è un grande flusso. E lei diceva bene, bisogna adesso investire in infrastrutture. Bene, nel progetto del PNRR che ricordavo prima c'è anche una piccola porzione dedicata al fatto di chi tra i giovani vorrà aprire un'attività di supporto a questo tipo di attività lo potrà fare attraverso naturalmente creando un'officina apposita. Quindi vede che cerchiamo di legare i vari segmenti e le varie opportunità che il territorio offre in modo da far sì che ci sia una rivitalizzazione socio-economica dell'intera comunità. Grazie mille per averci accolti e quindi ci vediamo alla prossima tappa.